Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 25 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Segno fortunato. Aspettando Godot, nel pomeriggio. Godot arriverà solo nel pomeriggio, dopo una mattinata fiacca con la luna imbronciata in dodicesima casa, doppiamente se siete già rientrati al lavoro, ripreso a pieno ritmo, tanto che faticate a stargli dietro. Dovreste rallegrarvi invece, visto che Mercurio in seconda casa vi attizza spese impellenti e necessarie, dalle quali non vi potrete sottrarre. Sulle bollette un po' più leggere non vi fate illusioni, così come su tutto il resto, già vi preparate al salasso autunnale, guadagnare bisogna. La luna pomeridiana però non cambia soltanto segno, anche il vostro umore e soprattutto le vostre intenzioni, ora orientate verso la grandeur mentre il sestile di Marte vi dà il coraggio di osare, tutto super, acquisti, aperitivo, cena, dopo cena. All'improvviso vi sentite regnanti o almeno paperoni, probabilmente il preziosissimo litio sotto la calotta groenlandese con la fantasia voi lo avete già trovato, perciò spendete a piene mani. Chiaramente bucate come un colabrodo. Un amore potrebbe finire da un momento all'altro, una coppia sfaldarsi, un fidanzamento interrompersi, un matrimonio potrebbe essere cancellato. E la fine di qualcosa, la fine di un amore, la fine di una gioia. I segni potrebbero vedersi annullare le speranze che avevano riposto in nuove amicizie e nuovi incontri o nella nascita di un amore. Non aspettate mai che siano gli altri a venirvi incontro. Fatelo voi anticipando tutti. È segno di maturità e di incrollabile fiducia in se stessi. Le circostanze si muoveranno in tuo favore. Notizie da lontano. Accetta gli inviti che ti faranno. Con Venere e Luna potrai fare affidamento in fatto di soldi e ancora meglio in amore. Dipende da te. La famiglia risulterà importante. Inviti. Evita troppo fumo e alcol. Idee fisse. Sii più elastico. Rimanda le decisioni importanti ma cerca di risolvere i piccoli problemi. I vostri sforzi saranno premiati nella stessa misura dell'impegno profuso. Quindi mettete tutta la vostra buona volontà per raggiungere le mete che vi siete prefissati. È vero che chi trova un amico trova un tesoro, ma chi trova un tesoro trova molti amici. Non condividete con nessuno i vostri colpi di fortuna, meno si sa meglio è. Guadagni, promozioni, successi. Eccellenti opportunità. Buon umore. Potrai ricevere soldi oppure un regalo. I nati di giovedì, dalle 18 alle 24, potrebbero ricevere proposte interessanti dal punto di vista sentimentali. Non è escluso che si dichiarino persone su cui nemmeno una volta avete pensato che potevate interessarli. Amore, renderai vivace il tuo rapporto di coppia ed avrai un umore molto positivo che ti renderà trascinante e simpatico nel gestire la tua partner. La vostra fantasia vi convince di avere forze straordinarie e poteri fuori del comune, per cui non è possibile, secondo voi, subire scacchi o subire sconfitte. Nel campo sentimentale ci potrebbe essere qualche evoluzione positiva, ma solo se sarete in grado di esprimere davvero i vostri sentimenti. Se siete in fermento per qualcosa che deve accadere nella vostra relazione amorosa, o in una relazione con un amico, cercate di tenervi pronti in questa giornata, poiché l'eccitazione potrebbe salire alle stelle. Un pizzico di fantasia sarà quanto vi occorre per trovare la soluzione a un problema di lavoro. Se vi manca il coraggio di affrontare le persone, appoggiatevi a qualcun altro, ma non arrendetevi o l'autorità. Il pianeta del sentimento d'amore Venere è nel vostro segno e stasera sarà raggiunto dalla Luna. Siete dotati di un nuovo impulso energetico per proseguire in una fase nuova della vostra vita. Il vostro umore è buono e così anche la forma fisica, ravvivata dal Sole, da Mercurio e Marte, tutti in angolo armonico dal segno della Vergine e dai Gemelli. Ottime le prospettive per tutte le discipline sportive che vogliate seguire. Mattinata sniff con la luna ipersensibile e immosonita in dodicesima casa. Vi dovreste impegnare e fare del vostro meglio per concludere il lavoro che avete iniziato, ma il guaio è che non ne avete né la forza, né la voglia e così Plutone in sesta casa parla al vento. L'unica fatica che sareste disposti a fare è un po' di shopping,
in città per tornare a riempire il frigo e la dispensa, oppure aggiudicarvi qualche super saldo scontato ormai al 70%, in vacanza qualche bel pezzo di artigianato locale o alcune tipicità da regalare agli amici. Adorate condividere emozioni, profumi, colori e sapori, ormai i vostri regali li aspettano tutti. Del resto non c'è segno più generoso di un leone e chissà come sarete nel pomeriggio quando la bianca signora transiterà appunto nel vostro segno, per giunta in sestile a Marte ironico e sportivo. Attenti però a non seminare zizzania, le vostre battute divertono ma possono anche ferire. Amore ed Eros, l'amore è un dato di fatto che date per scontato, ma non è detto che il partner lo percepisca, perciò si sente solo e anche un po' spaesato. Il problema sta tutto nella comunicazione che ritrova energia, mordente anche le parole giuste, condite con un filo di ironia, soltanto nel pomeriggio quando sarete più aperti, sinceri e appassionati. Perché fare mistero dei vostri sentimenti quando sono così belli e luminosi? L'amore non è una bruttura da nascondere, casomai un gioiello da esibire. Rivalità tra amici emerse tra parole brucianti e tutte per questioni di cuore. Che brutta cosa innamorarsi della stessa persona quando ci si conosce fin dai tempi dell'asilo. Momento molto importante e positivo per la vita sentimentale ed erotica. Ci sono pianeti, tutti legati alla sfera amorosa, che vi guardano di buon occhio quest'oggi, da Venere al Sole, a Marte, le forze deputate a una felice e generale espressione di coppia si trovano in angolo armonico, per riservarvi sorprese specie se siete ancora alla ricerca della vostra anima gemella. Nel caso invece siate già in una relazione stabile, la configurazione planetaria così positiva vi porta la possibilità di sviluppare progetti insieme alla vostra dolce metà. Lavoro e denaro, il dovere vi chiama, in azienda non ci andate per scaldare la sedia, il denaro che vi arriva a fine mese sul conto è guadagnato. Il giusto dunque. Come piacerebbe a Karl Marx i cui scritti troneggiano ancora in uno scaffale della vostra libreria. Il problema è che stamane proprio faticate a quagliare e a meritarvi ciò che vi verrà corrisposto, ma fortunatamente nel pomeriggio tornerete in voi, rampanti, vitali e a tratti perfino combattivi con coloro che ai vostri occhi appaiono rivali. Non sopportate la concorrenza. Ciascuno dovrebbe fare del proprio meglio al proprio posto, ma se gli altri tentano di farvi le scarpe non ve lascerete rubare, reagirete con denti e artigli. Il Sole, il vostro astro governatore, in Vergine buon vicino sulla ruota dello zodiaco, dà successo alle vostre iniziative se avete avviato un'attività autonoma. Se svolgete invece un lavoro dipendente, ogni impegno, grazie all'azione planetaria odierna, scorrerà liscio e senza impedimenti di sorta. Benessere, mattinata letteralmente spappolata. Avete la sensazione che qualcosa non vada e che dovreste sentire il medico per farvi prescrivere dei test di controllo. Ma prima di intasare le file dei mutuati in attesa, decine di migliaia, state a vedere come evolvono le cose. Infatti dal pomeriggio ritrovate di colpo tutta la vostra vitalità e baldanza. Il calo di mordente e pressione era semplicemente dovuto al caldo o al cambiamento d'aria e abitudini. Facile abituarsi al riposo, ma non vale lo stesso per la fatica. Un consiglio azzeccato dell'amico erborista vi rimetterà subito in sesto, vitamine, sali minerali e soprattutto ferro e zinco lavoreranno a vostro favore. I sentimenti di scoraggiamento sono una possibilità con le energie celesti in gioco. Quello che vuoi potrebbe sembrare fuori portata, facendo nascere rapidamente una sensazione di tristezza. Concentrati su tutto ciò che fai per nutrire te stesso e le tante piccole conquiste che hai fatto da quando hai letto il tuo oroscopo del benessere. Per lei, nulla vi scoccia più di quella sottile rivalità tra colleghe. Proprio quelle che dovrebbero supportarvi nella vostra corsa al successo, e invece al momento buono vi danno una spallata per piazzarsi al primo posto. Per lui, stanchissimi e non sapete come farvela passare? Chiedete allo stomaco, vi darà indicazioni precise, una cenetta sfiziosa e più abbondante del solito ma leggera, da orizzontale a verticale, dalle stalle alle stelle. Colore delle emozioni, arancia bruciata. Barometro dell'umore. Variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 9.
benessere, 9. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.